Gregorio è sempre un pezzo di cuore, no? Quando si affronta lui o quando ci si vede un po' i ricordi per il passato ci fanno venire le emozioni. Purtroppo oggi siamo stati avversari. Che partita hai visto? Ma io questa la vedo nell'ottica della Coppa Italia, ecco, e quindi ho visto due partite, a parte appunto la qualificazione che alla fine l'Atletico ha meritato rispetto appunto delle due partite. Ma è stata due partite diverse, tanti giovani sia dall'una che dall'altra parte, quindi almeno per me ho provato tanti ragazzi, che per noi è importante invece domenica il campionato e partire subito bene. Ecco, qua ho visto in due partite tanti giovani, tante soluzioni ho provato e quindi spero che per il futuro, ecco, dei ragazzi mi hanno dato delle risposte positive, altri un po' meno, quindi mi è servito, questo è un banco di prova, ecco. Hai toccato il tasto del campionato, no? Ma non è un po', non vorrei dire vergognoso, ma non è un po' difficile accettare che una federazione a 5 giorni all'inizio del campionato non ti faccia sapere dove devi giocare e come devi giocare? Sì, infatti non credo che si saprà domani qualcosa, ancora non lo sappiamo. C'è un po' di confusione già, ma a livello già nazionale si è visto, quindi figuriamoci a livello regionale. Quindi so che alcune squadre hanno difficoltà, tipo Calascibetta, quindi forse stanno aspettando qualcosa del genere. Quindi domani però dovremmo saperne di più e partire domenica, ecco. Senti, Battiati che obiettivo ha in questo campionato che comunque vede un girone abbastanza difficile, no? Sì, il nostro quest'anno è un altro girone difficile, come l'anno scorso più o meno, c'è la Leonzio, penso il Ragusa, il Gela, lo stesso Atletico che lotteranno per fare il salto di categoria. Noi, come l'anno scorso, eravamo partiti per una tranquilla salvezza, invece poi siamo arrivati quarti. Ecco, faremo, spero, lo stesso campionato lì di disturbo, di lanciare giovani, ecco, una salvezza tranquilla e basta, ecco, lanciare tanti ragazzi. Poi ne approfitto, ora hai parlato dei miei anni qua per salutare i tifosi dell'Atletico. Io ho passato 4 anni, anche un anno da capitano, ho fatto credo una quarantina di gol, quindi sono legato a questa maglia, al presidente Proto, quindi vi auguro le migliori fortune. L'Atletico merita sicuramente altre categorie.